Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori, un saluto da Rete 8, Rete 8 Elezioni, concludiamo questo ciclo elettorale per quanto riguarda le trasmissioni qui da Rete 8. Dopo un mese e mezzo, due mesi, vi abbiamo portato per mano, perché per i nostri telespettatori più affezionati, fino al voto, vi abbiamo dato i risultati delle elezioni politiche lunedì scorso, martedì c'è stata una trasmissione di commento veloce. Noi questa sera volevamo fare alcune considerazioni con alcuni autorevoli ospiti che sono qui nel nostro studio per vedere cosa succede adesso, quali sono le valutazioni. Sapete che la situazione complessivamente è un po' complicata dal punto di vista delle prospettive. Vedremo insieme, soprattutto poi per quello che riguarda il riflesso abruzzese di questo voto. E quindi io presento primi due ospiti non politici, il direttore del centro Mauro Todeschini. Buonasera. Buonasera direttore. E poi c'è il professor Pino Mauro, economista. Buonasera. Presidente della Caripe. Con loro vogliamo analizzare il voto, vogliamo vedere soprattutto quali sono le prospettive dell'Abruzzo, perché è quello che ci interessa più da vicino, interessa più da vicino i nostri telespettatori. Da quest'altra parte vi presento due onorevoli, due senatori che passano dal Senato alla Camera, e quindi sono Giovanni Legnini, eccolo qua. Buonasera. Partito Democratico, e poi il PDL Paolo Tancredi, neo onorevole. Buonasera. E sono i due schieramenti maggiori, no? PDL e PD. Le elezioni invece le ha vinte la lista Grillo, il Movimento 5 Stelle. Noi in verità abbiamo chiamato regolarmente per questa trasmissione, avremmo voluto sapere, sentire anche dagli esponenti abruzzesi di questo movimento come la pensano, cosa bolle in pentola, quali saranno le prospettive secondo loro. Hanno declinato l'invito perché insomma sono in una situazione secondo me che è ancora tutta da decifrare, quindi hanno ritenuto di non partecipare a questa trasmissione. Ne prendiamo atto con un po' di dispiacere, ma se non si ha in questo momento chiara l'idea di che cosa fare, soprattutto poi regionalmente, non si ha idea di che cosa fare in nazionale, quindi figuratevi se in Abruzzo ci sono situazioni che possono essere in questo momento dipanate. E allora, detto ciò, dopo questo rammarico, direttore, per il grillismo, che vedremo più avanti come si comporterà, una prima domanda che volevo fare al direttore del centro è questa. Noi abbiamo parlato anche durante la campagna elettorale, sono arrivati i grillini, è arrivato il Movimento 5 Stelle, è il vincitore di questa consultazione elettorale. Ecco, il gruppo dei grillini, tutti neofiti, la maggior parte che arrivano in Parlamento, si guarderanno attorno, vedranno qual è la situazione. Adesso vedremo come si evolverà la questione del governo, ma tenerli uniti sarà un'impresa secondo me. Lei che dice? Ma sì, sono tutte persone in genere abbastanza giovani, c'è anche un candidato di 31 anni che è stato eletto, certamente sono abbastanza inesperte, ha fatto così un po' sorridere il fatto che la neosenatrice Blundo dell'Aquila ha una trasmissione radiofonica, sì, interpellato su quanti fossero, è inciampata subito, i parlamentari, ma io credo che questi siano poi tutto sommato peccati veniali, però è anche vero che portano un'ondata di freschezza, l'età media si è abbassata, in Parlamento ci sono molte donne. Io credo che ci sarà qui una competizione per le regionali molto ma molto bella e molto appassionante, anche perché se c'è un merito che va riconosciuto a Grillo è di avere dimostrato che la campagna elettorale sul territorio serve ancora. Qualcuno pensava che servissero ormai, scusa se lo dico qui, le televisioni. Invece, anche quelle. Servono anche quelle sicuramente, ma battere il territorio bene, come hanno fatto effettivamente i grillini, non soltanto Beppe Grillo, perché anche gli altri hanno lavorato, anche in piccoli centri che di solito vengono trascurati, effettivamente rende. E quindi, avendo di fatto tre blocchi e non più due come in passato, avremo, io credo, una campagna
campagna elettorale per le regionali bella, finalmente lì c'è un sistema elettorale che io penso che sia molto più appassionante, molto più vicino alla gente, forse verrà anche modificato, lo speriamo, però finalmente gli abruzzesi potranno decidere chi li amministra e da questo punto di vista noi come giornale auspichiamo che venga presto anche decisa la data, perché io credo che sia giusto avere anche un orizzonte preciso davanti al quale appunto avanzare delle candidature. Dico un'ultima cosa. Sì. Alle regionali non sono andati benissimo i grillini, proprio perché non hanno delle personalità forti, no? E quindi sarà curioso vedere anche come costruiranno in questo anno un candidato che verosimilmente non sarà preso dalla pattuglia dei parlamentari, dove ci sono quelli un po' più conosciuti e attrezzati, e quindi dovranno costruire un candidato, perché il nome sarà molto importante, non soltanto appunto la lista, e credo che anche questo per un giornale come il nostro sia molto interessante. Peraltro chiudo dicendo che le elezioni qui hanno interessato moltissimo, noi abbiamo venduto moltissimi giornali, sai che c'è una crisi dei giornali, in questi giorni i giornali sono andati benissimo, segno che effettivamente queste elezioni interessano. Vabbè, poi con un giornale come il Centro che porta capillarmente comune per comune, voto per voto, eccetera, eccetera, è da conservare anche come cimelio per vedere e verificare le situazioni. Allora, ci siamo proiettati subito sul regionale, ma qua bisogna vedere se si fa o meno il governo. Io vorrei una valutazione da parte del professor Mauro. Che prospettive ci sono, secondo lei? Ma io penso che molto dipenderà dalla capacità di rendere stabile il quadro governativo, perché credo che a questo punto la cosa più importante sia proprio questa, cioè cosa potrebbe accadere al nostro paese in via indotta, alla nostra regione, se dovesse prevalere la linea della instabilità. Io individuo due grossi pericoli che al momento mi sembrano siano sottovalutati. Il primo pericolo è non sappiamo come rispondono i mercati finanziari a livello internazionale, quindi con ripercussione sullo spread, perché noi dimentichiamo molto spesso che lo spread significa per il nostro paese 100 punti base in più, significa 3 miliardi di euro che il nostro paese deve pagare sui tassi di interesse, che oggi si aggira intorno al 4,6-4,8%, ed è il primo momento delicatissimo per il futuro del nostro paese. Secondo pericolo, a mio avviso, che potrebbe delinearsi è che diventa sempre più labile, sempre più lontano e meno stringente il rapporto banca-impresa, cioè nel senso che il credito potrebbe ulteriormente cadere in una fase di cosiddetto credit crunch, come viene definito, cioè il credito che al momento è già su livelli molto modesti, potrebbe appesantirsi questo rapporto e quindi rendere ancora più grave la situazione delle piccole e medie imprese. Io, ecco, dicendo questo, cosa dico? Dico che a mio avviso occorre stabilità nel paese, perché è dalla stabilità che discendono provvedimenti importanti. Questo risultato tutto dà, tranne che la stabilità, mi pare di capire, no? Certo, purtroppo questo è, però in tutta sincerità devo dire che io ho molta paura che questo risultato possa essere ancora una volta relegato in chiave squisitamente politica, e quindi di alleanze, governissimo sì, governissimo no, e cose di questo tipo, che probabilmente fa piacere a chi si schiera dall'uno o dall'altra parte, ma di sicuro non fa piacere a chi guarda le sorti del nostro paese in termini diciamo così, di crescita in prospettiva, di prospettiva. Allora, il PD è rappresentato qui dal onorevole Legnini, adesso dobbiamo entrare nell'ordine di idee, chiamarvi onorevole entrambi. Il PD ha perso vincendo, no, si dice così, il PDL ha vinto perdendo, e invece quelli di Grillo hanno vinto vincendo. Allora, manca un 5 Stelle in mezzo a voi, ma voi come lo interpretate questo voto in prospettiva? Cioè, che succede adesso? Cosa c'è dietro l'angolo, diceva un fotogiornalista? Ma la verità è che noi siamo nel pieno di un cambiamento profondissimo che si è espresso con il voto,
in modo evidente, vistoso, e che si esprimerà ancora di più nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in una direzione che non siamo adesso in grado di decifrare. Questo è esattamente. Lei diceva che cosa succede? È la domanda che io mi sento rivolgere dal lunedì sera da moltissime persone, peraltro condite da indicazioni. Condivido ciò che diceva il direttore Tedeschini prima sull'interesse dei cittadini alle vicende. Io lo registro molto più adesso che non durante la campagna elettorale, dove c'è stata una situazione di relativa freddezza, diciamo così, o comunque di non manifesta partecipazione da parte dei cittadini, mentre invece adesso vi è una preoccupazione diffusa. E il tema della stabilità e instabilità a cui si riferiva il professor Mauro è quello centrale che ci dovrà occupare. Ben inteso, io penso che questo Parlamento, per come è formato, è per definizione geneticamente instabile. C'è poco da discutere, sono tre aree che più o meno hanno una consistenza elettorale simile, noi siamo un po' di più, poi c'è il PDL dintorni e il Movimento 5 Stelle. In questo momento lontane l'uno dall'altra. Noi abbiamo un numero di parlamentari di parecchio superiori per effetto della legge elettorale. Okay. Sarà possibile conseguire una relativa stabilità? Questo è il quesito attorno al quale ruotano le proposte, le prese di posizione di questi giorni, che io sono assolutamente convinto non saranno quelle definitive. Non saranno quelle definitive perché stiamo vedendo che la reazione del Paese è in direzione opposta all'instabilità. I cittadini, che hanno pure spinto moltissimo verso il cambiamento, per la prima volta si può dire che la protesta o la forte critica è rappresentata in Parlamento, quindi non è più un'entità. No. Qualcuno mi chiedeva qualche giorno fa, ma adesso come fate con questo crescente distacco dei cittadini dalla politica? Questo distacco si è materializzato in un movimento. Si è canalizzato verso un movimento, il quale movimento è rappresentato in Parlamento. Questa è la novità straordinaria che ruota attorno a queste prime. Quindi che cosa fare? La nostra proposta è chiarissima. Noi vogliamo promuovere come prima coalizione, quella numericamente più elevata, la formazione di un governo. Vogliamo farlo rivolgendoci innanzitutto a chi ha espresso la domanda di cambiamento forte, cioè il Movimento 5 Stelle, sulla base di proposte precise sulle cose da fare, da concordare, e dopodiché ciascuno si assume la sua responsabilità. L'atteggiamento di Grillo, chiudo, fino a questo momento è stato evidente, quello di spingere il Partito Democratico a un accordo, a un governissimo, che noi non vogliamo e non possiamo fare, c'è poco da discutere, abbiamo già fatto, abbiamo già dato con il sostegno al governo Monti, che abbiamo pagato elettoralmente, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, io penso che alla fine noi abbiamo fatto ciò che era doveroso fare. Sentiamo Paolo Tancredi. Adesso però non è che possiamo continuare con gli inciuci. Questo è. Vediamo che ne pensa del governissimo, della situazione complessiva e qual è la sua valutazione. Allora, per quanto riguarda il governissimo, oggi noi abbiamo un sistema istituzionale e parlamentare assembleare. Non l'abbiamo mai cambiato, tutti, classe dirigente, giornalisti, professori, dicono che il problema è la legge elettorale, non è assolutamente vero, raccontano una bugia, la legge elettorale probabilmente è da cambiare, ma quello che è da cambiare è il sistema costituzionale, la seconda parte della Costituzione, la forma di governo, la forma del Parlamento, superare il bicameralismo. La faccenda, se oggi noi avessimo la stessa legge elettorale a Camera e Senato, o se avessimo un monocameralismo, il problema dell'instabilità non ci sarebbe. Questo è un voto. O il doppio turno. Questo è un voto che si verifica in tutti i paesi di democrazia avanzate, non è che negli altri paesi si verificano cose diverse. Solo che non hanno una costituzione vecchia, post-fascista, che garantiva la rappresentanza a tutti, oggi è superata. Negli Stati Uniti ci sono
col 20% dell'elettorato si fa il Presidente della Repubblica che governa. In Inghilterra la stessa cosa, in Francia uguale, solo in Italia c'è questo sistema. Poi si critica da una parte e dall'altra. Io penso che molto debba migliorare nel dibattito, nella politica sicuramente, ma nel dibattito pubblico si debba migliorare molto. E quindi da questo punto di vista abbiamo ancora un sistema assembleare. Nel sistema assembleare tutto può succedere. Abbiamo alcune scadenze istituzionali importanti, l'elezione del Presidente della Repubblica, dobbiamo chiaramente superare alcuni passaggi, vedremo quello che succederà. Credo che la posizione del Presidente Berlusconi sia una posizione aperta e responsabile, come deve essere, governissimo sì o no, a me non scandalizza, a me non piaceva, anche se l'ho votata e l'ho sostenuta, l'idea del tecnico che arrivava da Marte, doveva, ma invece un governo politico in cui il Parlamento si decide di fare una maggioranza anche ampia, diciamo, istituzionale, per me non è, tra l'altro è quello che è successo in Germania 5 anni fa, insomma mi sembra che la Germania abbia avuto anche qualche risultato positivo da questo, quindi insomma credo che in Italia ci siano alcuni scogli psicologici da superare, che dopodiché il discorso vero è quello che diceva Legnini, è indubbiamente vero, oggi si mette in discussione l'intero sistema della rappresentanza, non c'è dubbio. C'è questo fenomeno di Grillo che è votato da una parte forte del paese, non sono i disperati e gli affamati e quelli che non hanno lavoro. Grillo lo votano e lo hanno votato tante persone benestanti, della classe media, è un voto di ripicca, di protesta, bisogna tenerne conto. Io sono felice, sono fenomeni che sarebbe infantile e stupido pensare di poter arginare. Sono fenomeni che devono sfogare, sono venuti in Parlamento, come diceva il direttore, sono tante facce nuove da conoscere, voglio dire che, non lo dico per stigmatizzarlo, ma è così, la Blundo, capolista al Senato e attuale senatrice, si è candidata all'Aquila 8 mesi fa, sindaco, ha preso da sindaco, da candidato sindaco, i voti nemmeno per entrare in consiglio comunale, l'1%. I tempi non erano maturi. Non a caso, no, no, non a caso, insomma, poi questo non c'era stato il governo Monti in nazionale. Ma poi questo è un problema. I dati molti non li guardano bene. All'Aquila città Grillo ottiene il peggior risultato di tutto l'Abruzzo. Di tutto l'Abruzzo, probabilmente è perché qualcuno conosceva il capolista, ecco, voglio insomma mettere questa provocazione. Io non credo però che sia stata una questione di uomini o di adesso. Beh, il capolista dell'Aquila è l'unico che veniva, che era si era già candidato a sindaco, aveva fatto una campagna elettorale a Teramo, noi non conoscevamo nessuno di coloro che ha preso un più 4% in Abruzzo rispetto al nazionale. Sì, no, io sto dicendo, ho detto un'altra cosa però. Sì, cioè, voglio dire, Grillo ha fatto un risultato straordinario. Se lei pensa che in comuni dove io sono, Alba Adriatica, c'è il 37% Grillo, quindi non è che voglio sminuire il risultato. Val Vibrata, salvo Sant'Egidio, alcuni va fortissimo. Io, direttore di dati elettorali, li studio bene. Dico soltanto che dove c'era un candidato che si era già cimentato nella vicenda politica, che aveva fatto una campagna elettorale, era capolista al Senato, non mi sembra un caso che proprio lì, proprio all'Aquila, città, Grillo prende la percentuale minore di tutti, proprio al Senato. Dove... Quindi, insomma, aspettiamo le regionali. Ma questo non significa sminuire un fenomeno che dipende da tante cose, probabilmente è stato acuito negli ultimi 2 anni, perché se noi forse fossimo andati a votare nel novembre del 2011, oggi la situazione sarebbe diversa, però c'è una crisi della rappresentanza dell'attuale politica, io credo che non dipenda solo dalla mala politica, che c'è. Però poi in Italia non è che ci sono disonesti solo in politica. Cioè, se si votava prima Monti avrebbe vinto facile il PD, diciamolo. Era sulla cassa dell'ora, sì, probabilmente, in quel momento. Probabilmente. Anche perché loro hanno perso le elezioni. Però forse Monti. Si poteva votare anche nella primavera del 2011. Vabbè, ma insomma, adesso con i se con i ma, non, la storia non si è mai fatta. Dico soltanto che io credo che noi politici dobbiamo fare un esame di coscienza, che abbiamo dato il cattivo esempio di noi, sia con episodi di malaffare, sia con l'inefficienza e l'inconcludenza spesso e la mancanza di risposte date
al territorio, alla gente, però voglio dire, un po' è tutta la classe dirigente del paese che deve interrogarsi anche sulla sua adeguatezza, perché io sento dibattiti, insomma, lunari molto spesso, e credo che questa rappresentazione della politica pure, di una politica che dovrebbe dare risposte su tutto, dovrebbe realizzare il paradiso in terra, che non è, perché la politica oggi è molto marginale, è in grado di dare, anche se buona, poche risposte. Se non... Credo che, insomma, tutti quanti un po' dobbiamo crescere nelle valutazioni, essere un po' più realisti. Insomma, direttore questo... Tedeschini, stanno facendo un po' anche di autocritica, credo, no? I nostri due ospiti. Ecco, ma ne hanno la consapevolezza i partiti tradizionali, i rappresentanti dei partiti tradizionali, di quello che è successo e di quello che sta per succedere, perché ancora non hanno, insomma, immagazzinato bene la situazione dal punto di vista del risultato e della gente che ha votato Grillo, che ha cambiato e che ha fatto questa pazza elezione, questi pazzi risultati che nessuno si aspettava. Ma io credo che adesso ci vorrebbero dei gesti forti, nel senso che Grillo ha portato alcuni elementi di novità che non si possono ignorare. Uno che a me personalmente ha colpito molto è il fatto che oggettivamente loro hanno fatto campagna elettorale senza praticamente spendere nulla. Noi l'abbiamo voluto scrivere in prima pagina. Sì, 4.000 euro. Hanno speso 3.000 euro 3.000, per la campagna 4.000. Elettorale in Abruzzo. Hanno detto. Al di là di un po' di demagogia che ci possa anche essere, per carità, perché poi tutti fanno campagna, io credo che sia un dato incontestabile il fatto che loro hanno dimostrato che queste centinaia di milioni che si sono spesi come finanziamento pubblico dei partiti nel corso degli ultimi decenni sono soldi di cui, ai tempi di internet, in cui la campagna si può fare in modi completamente diversi, lo Stato può tranquillamente rinunciare e i partiti si possono tranquillamente finanziare tramite i loro simpatizzanti, iscritti che in qualche modo si tassano, come peraltro ha fatto il PD con le primarie, non è che stiamo scoprendo nulla, e anche cercando di smantellare delle strutture che ormai sono completamente fuori dal tempo. Da questo punto di vista credo che i partiti, soprattutto i due partiti maggiori, farebbero bene appunto a fare un bagno di umiltà dicendo: bene, stiamo entrando in una nuova era, è giusto rinunciare al finanziamento pubblico dei partiti o comunque mantenerlo entro a dei limiti assolutamente marginali rispetto a quelli che sono oggi, perché noi continuiamo ad avere dei partiti che non esistono più, tipo per esempio l'IDV, tanto per non andare molto lontani, Di Pietro, che continueranno, dato che c'è un trascinamento, come abbiamo visto per la vicenda della Margherita, ad incassare finanziamenti importantissimi per i prossimi anni con delle distorsioni che poi conosciamo, perché purtroppo non c'è trasparenza, non c'è, quindi questo... Ripeto, io non voglio adesso infierire, credo che, insomma, abbiamo detto prima il dato della Val Vibrata, secondo me il dato di protesta nella lista Grillo è molto importante, no? La Val Vibrata vive una crisi industriale, io sono stato a fare un servizio lì ed è veramente impressionante, quindi la gente è arrabbiata adesso, no? E quindi protesta e ha protestato con la Lega quando è stato un certo periodo al nord, adesso Grillo giustamente raccoglie questa protesta. Credo però che i partiti maggiori farebbero bene in questo momento ad accogliere alcune istanze, a farlo in modo rapido, perché sono stati troppo lenti in questi anni, anche un po' a svecchiarsi, perché Grillo appunto ha dimostrato che ci sono delle energie nuove molto valide, e a cercare di ripartire su delle basi nuove, anche perché, insomma, sappiamo tutti che questa legislatura difficilmente durerà a lungo, no? E anche Grillo dovrà dare qualche risposta. Può essere che chi lo ha votato, se vede che delle risposte non ce ne sono, tra un Infatti. Po' magari torni a bussare alle porte dei partiti, chiamiamoli tradizionali, anche secondo me non è neanche giusto fare di ogni erba un fascio, per andare a vedere se lì magari ci sono delle proposte nuove e quindi eventualmente anche tornare a votarli. Col professor Mauro, diciamo, continuando quello che stava dicendo il direttore del centro, tra il dire e il fare, come si diceva una volta, c'è di mezzo il mare, ma cioè Grillo ha raccolto questa messa di voti, eccetera, al di là degli slogan, delle battute, delle forzature, adesso si deve assumere le responsabilità e dare risposte concrete al suo elettorato prima di tutto, se no, come diceva il direttore del centro, finisce qui la storia, cioè poi non si continua in qualche modo. Ma io non so se questo voto ha caratteristiche di irreversibilità, come mi pare, insomma, si legge sulla stampa, si discute un po' forse in eccesso rispetto al risultato e non, ripeto, sulle prospettive. Io invece ho la sensazione, sono state dette anche delle cose molto inopportune,
Si è parlato di svalutazione, di uscita dell'euro, anche nel programma, voglio dire, di Movimento 5 Stelle. No, per cui non prendiamo solo in termini positivi alcune cose, ma nel calderone, nelle proposte complessive, ci sono anche delle cose davvero inopportune, per cui evviva questa novità, ma se la novità significa uscire dall'euro, non so se è davvero una novità. No? C'è, invece, penso che il successo del Movimento 5 Stelle nasca da un contrasto oggettivo che c'era nella società. Quando dico contrasto oggettivo intendo dire che da un lato c'era una situazione economica in via di progressivo peggioramento sotto il profilo occupazionale, sotto il profilo della mancata crescita, appunto, e sotto il profilo del potere d'acquisto della società. Potere d'acquisto che andava sempre più a ridursi attraverso il calo anche dei consumi e degli investimenti, perché le imprese non vendevano e quindi rinviavano gli investimenti. Di fronte a questo quadro oggettivo, dall'altro lato c'era tutta una serie di elementi negativi, a questo punto devo dire dal Parlamento nel suo complesso, perché non sono state fatte le riforme. L'unica riforma fatta è quella delle pensioni fatte in 20 giorni, e una riforma del lavoro che mi pare sia già adesso molto, molto, molto criticata per quanto riguarda l'elemento dell'ingresso nel mercato del lavoro. Non sono state fatte le liberalizzazioni, non è stato fatto niente per quanto riguarda i costi della politica. Quindi da questo contrasto, soprattutto economico, che nasce questo movimento. E devo dire anche un'ulteriore osservazione, se mi è consentito, che è questa, cosiddetto inciucio, come viene definito, è stato partorito in un momento particolare della società italiana. È stato partorito con uno spread che arrivava a 500 punti base e con politiche di austerità ritenute opportune forse in quel momento, e con una situazione della borsa che crollava quasi quotidianamente. Quindi è viva questo inciucio. Oggi una prospettiva di stabilità come prima ha delle caratteristiche completamente diverse, a mio avviso, perché oggi si tratta di lavorare intorno a percorsi che sono oggettivamente importanti. Ma la pressione fiscale, io mi domando, è di destra o di sinistra? Abbattere la pressione fiscale è una grande conquista della società italiana. Allora credo che lavorare su questo percorso è un primo obiettivo concreto. Fare le liberalizzazioni, fare una riforma del lavoro, superare le rigidità esistenti in questo Paese, sono tutte cose che lasciano, secondo me, la possibilità di intravedere una prospettiva. Devo aggiungere, stamattina l'Istat, ecco perché io insisto molto sul momento economico, e non sul momento così del fascino immediato che una certa cosa può suscitare. E stamattina sono usciti i dati sull'occupazione, tutti quanti probabilmente ne sono a conoscenza. Ma cosa dicono questi dati? Dicono che nell'arco di un anno il tasso di disoccupazione di questa regione, ma anche italiano, è lo stesso, è identico, è passato dall'8,5% al 10,8%, cioè il tasso di disoccupazione, più 2,3%, che è un dato rilevante. E dove si annida... Quasi un record, no? È quasi un record di crescita. Torniamo veramente prima degli anni del 2000. E dove si annida questa situazione? Bene, questa situazione si annida nel fatto che le persone in cerca di occupazione crescono in Abruzzo in un solo anno del 32%. In un solo anno, del 32%, mentre il livello occupazionale complessivo, la regione, devo dire, tiene bene, perché cassa integrazione, alcuni provvedimenti regionali interessanti, però l'elemento portante qual è? Che noi abbiamo giovani e donne che continuano non solo ad essere escluse dal mercato del lavoro, ma continuano a peggiorare la loro situazione, con il rischio, che va sottolineato, di smarrire tutte le competenze che hanno acquisito, ad esempio attraverso la laurea, attraverso il diploma e così via. Quindi ansia, depressione, paura, instabilità, sofferenza. Questo è il problema reale che dobbiamo affrontare e sul quale dobbiamo concentrare l'attenzione.
con il quale questo risultato non si concilia però come salvagente, come situazione che possa porre rimedio. Che dice Regnin? Prima di riprendere un attimo la riflessione del professor Mauro, volevo dire questo, relativamente al risultato dell'Aquila, ognuno ha le sue idee, ma lì c'è stata un'ottima città dell'Aquila, comune dell'Aquila, un ottimo risultato del PD, quindi non è che... Pure allora a Teramo ci sta no, un vabbè, risultato. Ma lo dico per la cronaca, non è che il Movimento 5 Stelle ha preso poco perché non si sa chi hanno votato. Hanno votato per il PD che aveva due candidati, non uno, nella città, che hanno lavorato pure sulla città, che si sono concentrati sulla città, che eccetera eccetera. Quindi, vabbè, ma lo dico per la cronaca perché bisogna... Ma è la verità, non sto dicendo nulla. Dopodiché nella provincia dell'Aquila siamo andati male, questo è un dato pacifico e risulta agli atti, voi siete andati bene. Quindi. Secondo punto, la riflessione che faceva il direttore Tedeschini sul punto se le forze politiche principali, quelle diciamo tradizionali, quelle che c'erano, hanno capito la lezione o non hanno capito, io capisco tutto, condivido la riflessione, però non è che si può ignorare, e non dico che lo facesse il direttore, il fatto che noi immediatamente, il nostro candidato Premier, ha detto due o tre cose precise. Uno, siamo primi ma non abbiamo vinto, quindi non è che ha edulcorato, diciamo, la cosa. Secondo, ribaltiamo per davvero una volta per tutte, data l'eccezionalità della situazione, l'ordine logico nell'affrontare il tema della formazione del governo dopo le elezioni, cioè stabiliamo prima che cosa vogliamo fare per far fronte alle emergenze sociali ed economiche del paese e alle riforme non rinviabili che il passato Parlamento non è stato capace o non ha voluto fare, e dopodiché ciascuno si assume le responsabilità di fronte a questi punti programmatici. Ora, naturalmente bisognerà vedere, lo dico innanzitutto a me stesso, a noi stessi, se noi saremo coerenti fino in fondo su questa impostazione, ma se come io credo noi saremo coerenti fino in fondo su questa impostazione, non è che non è un cambiamento questo. E ha detto un'altra cosa che la stampa e i mezzi di informazione hanno secondo me non adeguatamente sottolineato. Ha detto io non abbandono la nave, ma posso starci da mozzo o da capitano, che è un'apertura per dire valuti il Presidente della Repubblica che cosa è meglio fare. Questo lo dico sempre diciamo facendo riferimento alla sollecitazione che faceva il direttore Tedeschini sull'esigenza di avviare un più profondo rinnovamento. E aggiungo il fatto che il Partito Democratico, come è noto, ha contribuito in modo non secondario al rinnovamento della compagine parlamentare attraverso il 40% di eletto donne e attraverso un numero di giovani consistente. Questa mattina ho parlato con il direttore del gruppo della Camera e del Senato per salutare, della Camera per avviare il percorso di ingresso. Le percentuali di rinnovamento dei nostri gruppi parlamentari sono il più del 60% alla Camera, non è mai accaduto nella storia recente, e credo qualcosa in più al Senato, giovani e donne innanzitutto. Infine, la riflessione del professor Mauro sul dato regionale mi consente di dire che noi non possiamo edulcorare, non dico che lo facessi tu, ma insomma se 32.000 persone, che sono tantissime, hanno fatto emergere la loro domanda di lavoro, non è che prima non c'erano queste 32.000 persone, vuol dire che i dati sul tasso di occupazione e di converso sul tasso di disoccupazione erano dati non veritieri, non perché qualcuno li ha falsificati, perché non emergevano questi elementi. Quindi la verità è che noi da anni sentiamo dire che la nostra regione va meglio delle altre, ma non è vero che va meglio delle altre, e non è vero tanto più che noi avremmo la possibilità di dare un contributo alla crescita dell'occupazione, del lavoro, notevolissimo, che è
lo sforzo eccezionale sulla ricostruzione. È vero o non è vero che abbiamo sulla carta, o meglio in concreto, il più grande cantiere d'Europa, e che le imprese legate al ciclo dell'edilizia, non solo le imprese edili, ma tutto ciò che è attorno al recupero, sono ferme, come hanno detto gli industriali questi giorni? Questo è uno dei problemi. Noi l'abbiamo detto durante la campagna elettorale, siamo stati ascoltati o non siamo stati ascoltati. Questa, se c'è una cosa che la nostra regione deve fare fino in fondo come priorità assoluta, è che noi nuovi eletti in Parlamento, tutti, compreso il Movimento 5 Stelle, dobbiamo fare subito e cercare di quagliare, concretizzare questo avvio di percorso della ricostruzione, che può dare un contributo, oltre che a chi è stato danneggiato o colpito, anche alla crescita dell'occupazione, che è la priorità assoluta. Io temo che dentro questo grande cambiamento che si sta producendo non stiamo valutando fino in fondo la reazione sociale, la drammaticità della situazione sociale. Oggi si è espressa con il voto a 5 Stelle, a Grillo, contro i partiti. Domani, se non si danno delle risposte, come si orienterà questa protesta? Punto interrogativo. Io volevo far parlare Paolo Tancredi, però volevo dire anche, adesso all'interno dei partiti sta cominciando un dibattito, in alcune la resa dei conti, in altre ci sono delle polemiche, nel vostro le polemiche ci sono state prima, in verità, prima del voto, adesso non lo so, mentre all'interno del PD c'è Ruffini che si dimette dagli organi del partito, non so che incarichi aveva. Mi sembra, comunque, insomma, mi dispiace per Claudio Ruffini, ma mi sembra che sia un... C'è, cosa, insomma, legata a una sua opzione. C'è all'interno un guardarsi in faccia e capire il perché voi non avete vinto, perché voi, insomma, il vostro destino era di fare il governo con Monti, lo sapevamo tutti, quello era il risultato che tutti si aspettavano, invece non è stato così. Allora, all'interno della PDL le acque adesso si sono calmate dopo il risultato elettorale, perché siete partiti veramente male, diciamolo. Ma io penso che un grande partito popolare all'interno abbia delle posizioni, debba avere delle posizioni diverse, una dialettica, anche polemiche aspre. Io non penso che sia quello il male della democrazia italiana, io penso che sia invece il male sia di chi non condivide una posizione del partito e si forma il partitino suo, quello è il problema principale. Questo dovrebbe essere... È successo, è capitato. È successo sia all'interno del centrodestra, sia all'esterno. Ma insomma, lo dico in generale, non voglio stigmatizzare situazioni locali, adesso è fatto. Però il problema penso che sia quello. Penso che sia quello. Quindi che ci sia una polemica dentro un grande partito, al momento delle candidature, al momento dei risultati elettorali, se non sono soddisfacenti, io lo trovo un fatto normale, non può non essere così. Non può non essere così. Quindi adesso c'è un dibattito, noi abbiamo un dibattito forte all'interno del partito, dobbiamo migliorare molto nel radicamento, nella strutturazione, abbiamo fatto molto, non è vero che siamo quelli del 94, abbiamo un problema di leadership che esiste, anche se abbiamo visto che Berlusconi è ancora in grado di catalizzare molto l'attenzione dei militanti. Invece a livello regionale non nulla cambia adesso. A livello regionale io credo che, insomma, il presidente della regione si è esposto in maniera forte sulla campagna elettorale e noi credo che nella situazione contingente abbiamo avuto un risultato, non dico, insomma, io qua poi anche le elezioni, chi ha vinto, chi ha perso, ma le elezioni non sono il campionato di calcio, cioè, non è che si può dire chi ha vinto e chi ha perso così in maniera assoluta. Io credo che noi, in una situazione in cui c'è stata una grande emorragia di voti a livello nazionale, c'è stato naturalmente un ridimensionamento della nostra portata elettorale, in Abruzzo abbiamo conseguito una vittoria al Senato che era inaspettata da tutti. Abbiamo, insomma, tenuto anche alla Camera, abbiamo eletto una buona pattuglia di parlamentari. Io credo che ci siano elementi di soddisfazione insieme a tutti gli altri elementi di preoccupazione che ci devono portare alle prossime elezioni regionali. Le fibrillazioni ci sono sempre state dopo un'elezione, vedremo quello che succederà. D'altronde siamo a pochi mesi dalla campagna elettorale, a parte che fra 2 mesi ci sono delle amministrative, poi siamo a pochi mesi dalla campagna elettorale regionale, vedremo.
Io sono d'accordo col direttore del centro che diceva che sarebbe bene che al più presto si sappia la data delle elezioni regionali, perché è un fatto di chiarificazione del quadro politico e di percorso. Dopodiché potrebbe anche esserci un election day, se votava per il Parlamento e per le regionali. Ma si potrebbe votare anche per il Parlamento e per le amministrative e provinciali dell'anno prossimo, per le regionali e per le amministrative dell'anno prossimo. Ci sono anche le europee. Ci sono anche le europee. Sì. Io però volevo, insomma, le cose che dice il professor Mauro mi appassionano e sono, credo, le cose importanti da valutare, perché è vero che la pressione fiscale non è di destra né di sinistra, però se uno dice che vuole garantire il salario minimo, che è una bellissima cosa, o il salario d'ingresso, ho sentito, è chiaro che deve trovare le risorse. Le risorse le può trovare solo mettendo le tasse. Cioè non è che, insomma, voglio dire, ci sono delle cose conseguenti, nessuno è per tassare, però poi se fai delle scelte, logicamente, insomma, è come in una famiglia, se uno vuole consumare, comprare beni, deve indebitarsi, non è che... Quindi, così come, professore, la rigidità su cui, del mercato del lavoro, che io condivido pienamente, è un problema enorme del Paese, che è stata peggiorata dalla riforma Fornero, e quei 2,5 punti di disoccupazione in più forse non dipendono tutto da quello, ma insomma in parte da quello dipendono, in parte da quello dipendono. È un problema che si sa che una certa area politica ha imposto, perché dentro quell'area politica conta molto la forza di un grande sindacato che su quella rigidità ha fatto un caposaldo della sua... Non posso dirti, secondo non me... Non è vero questo. No, sto un'altra cosa, non ti sto contestando, ti aiuto nel ragionamento. Grazie. Per dire che dobbiamo registrare dei cambiamenti, cioè io sono convinto, e non me ne voglio, che una parte consistente della base della CGIL non ha votato per noi, questo io sono assolutamente... No, vabbè, ma questo insomma, molti a me risulta, della Fioma hanno votato Grillo. A me risulta che c'è stato un tam tam sul Movimento 5 Stelle, sì. E dispiace molto, perché insomma la base operaia... Sì, molto, vabbè, molto consistente. Io stavo parlando di altro. Vabbè, no, ma sto dicendo per arricchire il ragionamento. No, va bene, va benissimo. Insomma, anche la base della CGIL sono uomini in carne e ossa e con un cervello proprio. No, parlo degli operai, sì, no? Sì, no, appunto, anche gli operai. Insomma, anche gli operai si incazzano. O il dato della Val Vibrata, certo, che è un dato... Allora, dico, per esempio, su quei temi io credo che recuperare un attimo di concretezza e di vicinanza a chi comunque con questi problemi ha a che fare, che sono gli imprenditori, perché oggi, diciamoci la verità, oggi il problema è che dal punto di vista della pubblica amministrazione noi dovremmo licenziare persone, non assumere, c'è il blocco del turnover, insomma il lavoro pubblico che fino a 15 anni fa costituiva comunque uno sbocco e un'ambizione per tutti, sì. Oggi non esiste più. Oggi il lavoro lo può creare solo l'impresa, solo chi fa impresa, chi intraprende e chi assume. Oggi in Italia, per il cuneo fiscale, per la pressione, per l'IRAP, per le condizioni, poi non parliamo degli altri fattori di mancanza di competitività, che secondo me sono tanti, energia, infrastrutture, le tasse in generale, ma insomma oggi assumere una persona in Italia, insomma, è quasi più vincolante che sposarsela, non, questo è, no, ma è così, perché, ma perché ridete? Cioè, io non capisco, mettetevi nei panni di un imprenditore, a me è capitato di dover assumere o licenziare delle persone, insomma, persone che danneggiano un'azienda, che ti danneggiano dentro l'azienda, chiaramente tu hai difficoltà a licenziarle, difficoltà enormi. Ma voi pensate che un imprenditore che si pone davanti all'ipotesi di accettare un ordine nuovo, una nuova commessa e quindi dover assumere maestranze, non si ponga il problema e spesso dica vabbè, preferisco non prenderlo questo ordine nuovo, rimango col mio fatturato piuttosto che non assumere. Ma guardate che sono ragionamenti che fanno centinaia di imprenditori e che se noi non mettiamo al centro delle nostre discussioni, insomma, siamo fuori strada, è inutile che continuiamo a dire il lavoro, il lavoro c'è qualcuno che lo deve creare, non c'è dubbio su questo. Grazie Paolo Tancredi, ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità, poi volevo ascoltare il professor Mauro su questo, sì. Come si crea il lavoro, come portare avanti questo discorso, e poi dal direttore del centro Tedeschini volevo un'analisi sua
del PD e del PDL in questo momento, una fotografia all'interno di questi due partiti tradizionali per vedere come se la passano, perché in prospettiva la situazione insomma un po' complicata. Pubblicità. Partiamo subito. Siamo tornati in diretta da studio, questo dibattito con questi autorevoli rappresentanti della politica e della società civile, quindi il direttore del centro e il professor Pino Mauro. Stiamo parlando delle prospettive politiche, di quello che succede adesso, cosa c'è dietro l'angolo, eccetera. Paolo Tancredi, l'onorevole Tancredi, parlava dell'imprenditoria, del lavoro che non c'è. Ecco. Come si crea il lavoro? Che cosa bisogna fare? Che devono fare i partiti, la politica per creare il lavoro? Siamo fuori campagna elettorale, no, quindi no, andiamo sul concreto adesso, non sui sogni. Innanzitutto superare quelle asimmetrie di cui si parlava prima, mi sembra evidente. Con riferimento all'Abruzzo, la condizione sine qua non, essendo una regione molto aperta, è che riprenda lo sviluppo in Europa, che è una condizione fondamentale, perché l'Abruzzo è una regione che esporta, è una regione che sta sui mercati internazionali. E il dato, per esempio, che mi colpisce e che ci induce anche a riflettere per il futuro è che in questo dato occupazionale di cui parlavo prima, l'Abruzzo raggiunge una percentuale nel settore industriale a livello occupazionale del 32,8%. Qui ci sarà pure la cassa integrazione, ma il cuore di questa regione è ancora e soprattutto l'industria. E da qui bisogna partire. C'è una percentuale addirittura che si avvicina a quella del nord-ovest, no? Ed è leggermente inferiore a quella del nord-est, che sappiamo essere la regione, no, più industrializzata. Quindi io dico una cosa che forse provocherà qualche commento negativo. Io penso che è finita l'epoca, in questa fase soprattutto, di politiche di redistribuzione del reddito, cioè politiche che tendono a sostenere pressione fiscale da un lato, e questa pressione fiscale viene poi, queste entrate vengono poi redistribuite. È un periodo in cui probabilmente bisogna, per creare occupazione, ponendo l'occupazione come punto centrale, tendenti a, sono d'accordo, a porre l'impresa al centro dell'attenzione delle forze politiche, perché è l'impresa che crea lavoro, è l'impresa in grado di migliorare, di realizzare le attività però produttive. Però affinché l'impresa crei lavoro c'è bisogno di un accesso al credito, c'è bisogno quello di tantissime che diceva, altre quello cose che si diceva che prima, quello che si diceva prima, no? E quindi io vedo, per quanto riguarda l'Abruzzo soprattutto, un momento in cui alcune cose stanno diventando sempre più importanti. La questione dell'Aquila, ad esempio, è una questione che si pone da un duplice punto di vista. Il primo punto di vista è la ricostruzione. Il primo punto di vista è che non v'è dubbio, la ricostruzione rappresenta un volano di crescita economica fondamentale. Io porto sempre i dati di questa mattina. L'occupazione tiene in gran parte perché all'Aquila abbiamo una crescita molto forte, non nel settore industriale, ma ce l'abbiamo nel settore dei servizi. Vuol dire cioè che si sta ricostituendo, no? Il commercio che prima era tessuto stato produttivo, nel settore dei servizi. Ed è, però questa ricostruzione, per diventare veramente un volano, deve essere accompagnata, secondo me, da una presenza delle imprese locali. Perché se poi ad essere vincenti sono imprese che non appartengono al territorio abruzzese, il cosiddetto moltiplicatore, come viene definito, ma scatta a Vicenza, esatto, scatta a Brescia, scatta in altre aree, ma non scatta in Abruzzo. Cioè quindi non si crea ricchezza sul quindi posto. Ci sono due problemi fondamentali. Lei sta facendo apologia di reato, però, prego? Professore. Lei sta facendo apologia di reato, perché ci sono delle gare europee. Lo so bene che io non condivido esattamente questa no, cosa. Penso Mango che si possa fare qualcosa. Sì. In piena legalità. Che affinché possa scattare questo moltiplicatore, che poi nell'edilizia è un moltiplicatore molto alto, che raggiunge 10-12 punti in più rispetto a quanto si spende, ecco lì. E poi ci sono le politiche dello start-up, che a mio avviso per i giovani sono fondamentali. Intendo dire che
se si restringe la base produttiva con un PIL, con un prodotto interno lordo che diminuisce, è chiaro, come si fa ad occupare? Come si fa ad occupare? Come si fa ad aumentare l'occupazione? Quindi le politiche dello start-up, soprattutto se è uno start-up innovativo e che si affaccia alle nuove generazioni, può rappresentare in questa regione, per le caratteristiche che ha, può diventare una qualcosa importante. Purtroppo lei sa, scusi se interrompo, che per esempio sullo start-up la politica del credito, anche imposta da Banca d'Italia, è molto asfittica. Cioè proprio sullo start-up c'è da parte delle banche una restrizione del credito perché per le condizioni generali si fanno dei calcoli, però questo è un'altra faccenda che andrebbe... Ma io non questo è che un limite fortissimo. Voglio difendere le banche perché appunto in questa sede... No, figurati se non le difendo io, ma non è questo. Che le situazioni che si sono create all'interno di questa regione fanno sì che le cosiddette sofferenze... No? E i crediti insoluti stanno raggiungendo livelli insopportabili per il sistema bancario e che anche questo è un po' il cane che si morde la coda ovviamente, no? Però è una situazione oggettiva che spinge le banche ad essere più chiuse, più attente nella concessione del credito. Quindi sono tanti i problemi da affrontare, occorrono con risorse scarse, occorrono le priorità. Tanti problemi da affrontare con prospettive non molto rosee che vengano affrontate. Io credo che nel 2013 queste prospettive non saranno molto rosee. Vediamo il direttore del centro che ne pensa. Ma io dico che purtroppo questa crisi sta cambiando non soltanto l'economia ma anche la società, perché c'è un dato che citava prima il professor Mauro che mi ha molto colpito, e cioè quando lui dice ci sono 32.000 persone in più che cercano lavoro, questo significa anche che all'interno delle famiglie ci sono magari mogli sofferenze, o mariti che stanno cercando lavoro, cosa che prima non facevano, perché il bilancio familiare è diventato insostenibile, perché magari il marito è andato in cassa integrazione o anche solo perché le tasse che nel frattempo sappiamo tutti sono state messe a cominciare dall'IMU, hanno gravato in maniera fortissima appunto sul conto che ognuno fa tutte le sere quando vede quanto è entrato e quando è uscito. E questo sta cambiando, ripeto, la società italiana, non è che sia soltanto un problema economico che riguardi i professori che fanno le statistiche, no? E credo che su questo noi dovremmo riflettere, anche perché, come diceva giustamente prima l'onorevole Legnini, qui c'è una rabbia che sta montando, ci sono colleghi giornalisti che ci hanno scritto dei libri sopra, no? E questo è un fenomeno che noi dovremmo gestire. Poi rispondo alla domanda che mi faceva prima, e qui c'è un punto di vista molto mio personale. Sui due partiti? Sui due partiti si potrebbero dire, potremmo stare qui una notte. Una cosa dico solo, secondo me tutti e due i partiti hanno e avranno un grandissimo problema di leadership. Io credo, perché Bersani ha perso le elezioni, l'ha detto lui stesso, io non credo che lui ce la farà a fare un governo, credo che sarà necessario sacrificarlo in nome di questi equilibri, anche perché Grillo pretenderà qualche sacrificio per far vedere che conta e che questa grande percentuale di voti che ha preso in qualche modo lo fa pesare, e quindi credo che si porrà all'interno del partito il problema di mettere al comando una classe dirigente che non è più quella legate in qualche modo ai D'Alema, a persone che secondo me, poi indipendente da come uno la pensi, hanno finito un certo ciclo. Ecco, la Bindi, la Finocchiaro, questo è un mio personalissimo parere. Secondo me hanno fatto la loro storia, così come l'hanno fatta probabilmente Fini e Casini, che hanno avuto un risultato elettorale molto deludente e che secondo me dovrebbero prendere atto anche loro che evidentemente una certa stagione è finita. Devo dire che dall'altro lato per me lo stesso problema ce l'ha il PDL, perché Berlusconi ha fatto i miracoli, lo sappiamo, è riuscito a, però Berlusconi è un uomo di 77 anni che peraltro ha sulla testa delle pendenze giudiziarie anche molto importanti. E che aumenta. Qui io do appunto il mio personalissimo parere, ripeto, io non mi ero molto interessato alla vicenda delle Olgettine, francamente me ne importa poco, Rubi, Rubacuori, la nipote di Mubarak, non me ne frega niente, anzi. Trovo invece molto grave questa vicenda del senatore Di Gregorio, perché il senatore Di Gregorio ha detto a verbale, secondo quanto hanno pubblicato tutti i giornali oggi, che lui ha ricevuto 3 milioni di euro per un indegno negozio, come lo ha definito, che faccia sì che in qualche modo lui passò dalle file dell'Italia dei Valori a sostenere invece l'opposizione che in qualche modo fece cadere il governo Prodi. Io questo lo trovo sul piano etico, morale, politico, giudiziario, gravissimo, e quindi credo, spero che siccome in Italia esiste un'opinione pubblica di centrodestra molto importante, perché non neghiamocelo questo,
quindi è giusto che sia rappresentata. Io spero che per una ragione anagrafica di una stagione che è finita dopo 20 anni dal 94, visto che ormai ci stiamo arrivando, ha avuto tutte le soddisfazioni che voleva perché ha governato a più riprese, penso che anche il PDL sarebbe ora che si ponesse il problema di un leader nuovo, magari non so se più giovane, perché poi insomma non è solo una questione anagrafica, ma sicuramente che aprisse una stagione nuova anche da quella parte politica, così come io penso che sia necessario all'interno del PD. Direttore, in campagna elettorale è stato detto da qualcuno che nel Movimento 5 Stelle si apriva anche una specie di campagna acquisti, volendo, ricordando la questione di Berlusconi di Napoli. Ma allora qui c'è un precedente, in effetti, che da quello che mi dicono, io non l'ho verificato direttamente, ma sono colleghi di cui mi fido, in tutte le amministrazioni in cui il 5 Stelle ha preso un numero importante di rappresentanti, non sono riusciti mai a finire la legislatura con tutti ancora nelle 5 Stelle, no? A Bologna e anche in altre località c'è stato un travaso, anche perché evidentemente si sono poi resi conto nell'amministrazione che stare dentro il palazzo non è così semplice come stare fuori. Secondo me anche una grande forza del 5 Stelle è stato di avere dato una grande semplificazione della vita politica, no? Non tutti sono laureati con 3 master a Harvard, no? C'è anche gente che fa dei mestieri normali e che vorrebbe capire le cose in una maniera un po' più lineare. Ecco, Grillo credo che da questo punto di vista sia molto bravo, sfrutta anche la sua esperienza di uomo di spettacolo e quindi comunica tutto in un modo molto semplice. L'euro è un problema, andiamo fuori, non è che dica bisognerebbe lo spread, Maastricht, eccetera, andiamo fuori. Tutto molto tranchant, ecco. E quindi nel momento in cui entrano a palazzo, quindi si pensa, ma non so che calcoli siano, che magari qualcuno potrebbe essere indotto poi potrebbe a fare dei pensieri diversi e magari anche a sostenere un governo per senso di responsabilità. Non lo so se però accadrà. Gallegatti, per esempio, che pare sia il suo professore di riferimento, che poi ha insegnato a Pescara. È stato a Pescara, Mauro, no? Ha proposto l'abolizione del contante. Per esempio, visto che prima si totale parlava. Abolizione. Totale moneta elettronica su tutto. Se ho letto bene, per circa 2 anni. L'onorevole Legnini c'ha in mano dei fogli. Che cosa sono? Ma lei non ha. Perché vedo numeri, c'è cifre, che cos'è? Lei non si sa tenere le cose riservate. Bandieri da mezz'ora, sti fogli. Che cos'è? No, dunque, come è noto, in Abruzzo il PD ha perso. Abbiamo perso. Sì. PD alla vita, tant'è che hanno fatto una festa. Sta festa, poi tra l'altro. Brindisi, le cose. Se si è fatta non ci ho partecipato. Cioè, sinceramente a me non mi hanno invitato. Il Movimento 5 Stelle. Su tutti i giornali, grandi feste. Io non mi hanno invitato. Il Movimento 5 Stelle ha stravinto. Che il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia stravinto non è in discussione, è vero. Gli altri due dati sono un po' diversi da quelli che abbiamo visto rappresentare, perché noi abbiamo fatto un prospetto che poi le farò omaggio a lei, al direttore Tedeschini, che guidate se due organi importantissimi di informazione. Subito. Allora, noi abbiamo che rispetto al... A me non me lo vuole dare. Sì, te lo do, una soluzione. Gliel'ho chiesto a rispetto nessuno. Al 2000... Ma sono 3 fogli, eh? Sono 3 fogli, quindi posso consegnare 3 fogli. Io nell'analisi che ho fatto, nella sintetica analisi, ho detto noi abbiamo recuperato rispetto a quello che è il nostro punto di caduta più precipitoso, più basso, post 2008, ma non abbiamo recuperato per intero. Infatti questo dato dimostra quell'assunto. Francamente io non lo ricordavo questo dato, quindi nel senso che noi avevamo il 33,8 nel 2008, in Abruzzo parlo, il 22,3 nel 2009, e il 22,6 nel 2013, cioè noi rispetto al 2009, elezioni europee, post problemi che ci hanno riguardato, noi aumentiamo, seppur di poco, dello 0,3. Si potrebbe obiettare, ma quello è il punto più basso, e quindi non è che potete esultare, infatti non c'è nessuna esultanza da parte mia, ma se non che questo più che noi abbiamo registrato in Abruzzo, seppur di poco, rispetto al 2009, lo abbiamo conseguito a fronte del fatto che la stragrande maggioranza delle regioni stanno meno anche sul 2009. Cioè noi abbiamo segnato un leggerissimo miglioramento del dato 2009. Il PDL
rispetto al dato 2008, rispetto al dato 2009, perde in Abruzzo il 20,7%, altro che premio al governo Prodi, al governo Chiodi. Però vinciamo con aspetta, voi. Aspetta, 40 e vincete al ribasso questo. Ma vabbè, certo. Ho premesso che noi abbiamo perso, non sto edulcorando la sconfitta, sto cercando di dare un contributo a una più esatta lettura dei dati. Se avete perso, loro hanno perso di più. Mi faccio completare. Allora, nel 2009 44,5% aveva il PDL in Abruzzo, adesso ha il 23,8%. Nel 2008 41 ha perso il 18%, 17,8%. Cioè, noi, no, sì. Voglio dire questo, per dire che a proposito della considerazione che faceva all'inizio il direttore Tedeschini, cioè del fatto che la partita politica in Abruzzo non solo è aperta, ma è apertissima. Con quale candidato, onorevole? No, il candidato mo ci arrivo un attimo. Tancredi ha già svelato le carte. È semplice per noi. Semplice per noi. Noi abbiamo statutariamente il diritto, dovere e l'opzione politica di fare le primarie, quindi lo stabiliremo con le primarie, questo è pacifico, non c'è alcuna discussione. Esce un certo D'Alfonso forse dalle primarie. Ma infatti volevo sapere se questo nome era un nome spendibile o no. Ma questo lo decideranno gli elettori, non lo decido io. Bisogna pure vedere se lui si vuole. Quindi sto dicendo che il PDL al governo della regione Abruzzo, al governo dell'Italia, ha dimezzato il suo consenso. Noi abbiamo perso l'8% rispetto al 2000, che in Abruzzo è l'11%. Questo è il dato. Dopodiché il fatto che loro hanno ottenuto, seppur di poco, la maggioranza al Senato, questo era inaspettato, questo noi non ce l'aspettavamo, pensavamo noi di vincere al Senato. Quindi io cerco di improntare i miei giudizi a onestà intellettuale, ma bisogna esserli tutti intellettualmente onesti, e dire che il PDL è precipitato in Abruzzo. Ciò nonostante ha raggiunto un 1% in più, 1,5% in più al Senato. 10.000 voti, che gli ha consentito di sì, ma comunque il risultato. Ti ricordo che nel 2008 noi al Senato quindi noi il lavoro che è stato fatto in questi anni dal nuovo gruppo dirigente, che è molto più esteso e radicato di quello che appare. Noi abbiamo segretari di circolo, amministratori, giovani, combattivi, ci sono problemi di sofferenza in molti territori, tutto quello che vogliamo in alcune aree della nostra regione. Questo lavoro è stato un lavoro ed è un lavoro che può dare i suoi frutti. Noi siamo assolutamente desiderosi di ingaggiare una battaglia per il governo di questa regione, perché riteniamo che sia stato mal governato. Prima si diceva il PIL, chiudo direttore, noi oltre a non conseguire il PIL potenziale sulla ricostruzione per le lentezze e per il fatto che il grosso del lavoro si raggiungono nelle imprese del nord, noi abbiamo per esempio sulla sanità il dato della mobilità passiva, 91 milioni di euro di mobilità passiva, che significa trasferire il fatturato di una grande azienda dall'Abruzzo nelle regioni vicine. Quelle PIL e occupazione nel settore dei servizi, per dirne una. Il malgoverno è molto più esteso e diffuso di quello che appare. E il voto di protesta, secondo me, che ha premiato Grillo anche nella nostra regione, insomma, in una regione dove, onorevole Tancredi, qui si sta combattendo con un porto chiuso da quanti mesi, direttore? È più di un anno. La politica, insomma, non esce bene da questo punto di vista, come non esce bene da quella questione che si sta dibattendo. Dipende in solo giornata, dalla politica che il porto è ancora chiuso? Dipende solo dalla politica il fatto che il porto è ancora chiuso? Beh, è la politica che deve dare delle risposte, non lo so, da chi dipende? Insomma, ci sono stati interventi dell'autorità giudiziaria, della magistratura, voglio dire, c'è una responsabilità allargata su cui si dovrebbe discutere, però io non credo che la politica si sia accanita a non voler fare, anche perché io comunque sono molto, non si è accanita, ma non ha trovato soluzioni, sono molto contento. Le soluzioni, purtroppo un mese fa, un mese e mezzo fa, io e Legnini abbiamo partecipato a una conferenza stampa del sottosegretario Improta in cui dava una calendarizzazione. Il ritorno in settimana, mi pare di capire. Noi abbiamo fatto delle norme che erano abbastanza, come dire, dispositive nelle questioni, nelle cose da fare, devo dire che le abbiamo fatte insieme. Quindi
Io comunque sono molto felice che Legnini sia soddisfatto dell'andamento e del percorso del Partito Democratico e che vuole continuare così. Questa cosa. Non mi mettere in bocca che cose che non ho detto. Io ho detto che pretendo onestà e intellettuale completezza di valutazione. Ho premesso che il Partito Democratico in Abruzzo ha perso. Non mi travisare le cose. Guardiamo avanti. No, lo dicevo perché come dice il direttore, guardiamo avanti, perché voi avete già cantato vittoria e qualcuno dei nostri, non io, ha già detto no, ma non c'è partita. È il contrario, ecco questo voglio dire. Festeggiato, c'è partita, è aperta, a tre. E manca un anno. No, comunque io sono molto rassicurato dal fatto, fammi finire a dire, che tu vuoi continuare andare avanti così e questo a me mi rassicura moltissimo, insomma, da tutti i punti di vista, ecco. Sono battute anche quelle che fai tu, perché noi abbiamo perso tantissimi voti, milioni in Italia. Figuriamoci, nel 2009 vincevamo in tutte le province d'Abruzzo, tutti i comuni capoluogo d'Abruzzo. Era un momento in cui, insomma, era l'anno delle europee. Noi ci siamo resi conto in questi anni di aver perso moltissimo consenso. Io dico, ci siamo resi conto anche, credo che sia innegabile, un fenomeno che è andato al di là del previsto di drenaggio di voti, penso sia del centrosinistra che del centrodestra, verso una nuova forza, una nuova offerta politica che ha conquistato, insomma, molto elettorato. Allo stesso tempo, però, rispetto a una partita che si credeva chiusa, noi in Senato abbiamo vinto, abbiamo conquistato il premio di maggioranza. Voglio dire, 5 anni fa, nel 2008, noi vincemmo la partita del Senato per 20.000 voti di scarto. Oggi ce ne abbiamo 11.000 dal centrosinistra, con Masci, che è un assessore della giunta Chiodi, che prende da solo altri 11.000 voti fuori dalla coalizione. Quindi, insomma, dal punto di vista dei distacchi, ecco, ma insomma, mi sembrano discorsi tristi, soprattutto in un momento come questo. Io penso che noi abbiamo la possibilità di ancora intercettare il voto degli abruzzesi con delle buone liste, con una buona proposta politica, e con un presidente che, su questo, dissento completamente da quello che dice Legnini. Secondo me in Abruzzo è fatto un grandissimo lavoro, che tra l'altro ci viene riconosciuto anche all'esterno e anche da fonti neutre, non politiche. Naturalmente ci sono tantissimi problemi nella sanità abruzzese, la mobilità passiva è un problema che risale ai decenni e che noi tra l'altro abbiamo attenuato soprattutto nel 2007 era più 3 milioni. Soprattutto per quanto riguarda la mobilità che verso le Marche. E quindi io credo che, insomma, il percorso che noi abbiamo attivato a livello regionale, c'è molto, molto da fare. Io penso che l'Abruzzo ancora deve cogliere molte occasioni, però abbiamo governato in un periodo in cui chiunque stava al governo e amministrava era in una situazione di difficoltà. Noi abbiamo trasferimenti che si sono ridotti a un quinto di quello che, sia per quanto riguarda i comuni che per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Abbiamo fondi strutturali su cui siamo ben piazzati, però che devono arrivare ancora e mancano all'appello. Insomma, non abbiamo governato in un momento facile e ritengo che, insomma, i risultati siano buoni. Su questo io esprimo soddisfazione. Grazie Paolo Tancredi, direttore del Centro, direttore di Tedeschini. Abbiamo detto prima che, vabbè, Chiodi si è autoriconfermato, loro vanno verso le primarie. E un dato che anche in campagna elettorale abbiamo riflettuto e dibattuto: tutti i governi nazionali e anche locali, quando si rivota, non vengono mai riconfermate negli ultimi tempi. È una costante. Devono preoccuparsi loro per quanto riguarda le regionali. C'è sempre l'eccezione che conferma la regola. Ma le eccezioni non ci sono negli ultimi anni, ci sono mai state. È perciò che adesso è ora. Ma sì, io penso che questo sia tipico dei periodi di crisi, c'è un riflesso condizionato, per cui siccome c'è che una è difficile grande governare, oppure viene punito perché non vengono fatte alcune cose. Le persone si sentono impotenti, perché in realtà siamo di fronte a una crisi mondiale, cioè l'Italia anche subisce la concorrenza di paesi che dal punto di vista industriale hanno un costo del lavoro molto inferiore al nostro, oppure come la Germania, che sono strutturate molto meglio di noi.
e quindi c'è questa impotenza, la gente lo vede sulle sue tasche, insomma tutti i giorni si avverte che siamo più poveri e quindi si sfoga con chi può, no? E quindi c'è il tiro a chi ha governato, pensando e illudendosi forse neanche poi troppo, ma insomma almeno provandoci a dire vabbè, con questi non è andata bene. Piove, governo l'altro. Esatto, proviamo con degli altri per vedere se si migliora. Da questo punto di vista io credo che effettivamente c'è un problema per la democrazia, perché adesso proviamo Grillo, poi magari non andrà bene neanche Grillo e veramente si potrebbero porre dei problemi anche di ordine pubblico. Io ho parlato recentemente col presidente dell'Istat, che è anche un grande economista, e loro stanno facendo degli studi molto accurati per vedere fino a che punto la crisi economica viene gestita senza che ci siano disordini, anche studiando altri paesi come la Grecia e la Spagna, dove invece abbiamo visto andare la gente in piazza in maniera anche consistente. Che orientamento ha Giovannini? Come? Che orientamento ha? È che siamo molto vicini al punto di rottura. Tra l'altro, adesso la questione di crisi. Noi siamo rientrati 5 punti di deficit negli ultimi 4 anni. Tra l'altro devo anche dire che c'è un grande stupore da parte di tutti sul fatto che in Italia la situazione è ancora così calma. Sì. Perché noi sappiamo tutti che ci sono ormai ampie fasce di popolazione che stanno scivolando verso la povertà. In tutte le province dell'Abruzzo, l'abbiamo visto, a Teramo, ormai le fondazioni bancarie si occupano prevalentemente di assistenza ai bisognosi che non sono più gli extracomunitari, ma sono gli italiani. Cioè ci sono persone che fino a 1 o 2 anni fa avevano un reddito assolutamente soddisfacente e che adesso non riescono ad arrivare alla fine dell'anno, anche perché le banche non fanno più credito davanti a situazioni di difficoltà, e quindi insomma c'è tutto un quadro che è assolutamente deteriorato. Certo che ecco, il fatto di fare il tiro al politico, insomma, a mio parere, insomma, diventa anche un pochettino da immaturi, diciamo, ecco. E da questo punto di vista proprio quello che dicevo prima, cioè un grande sforzo da parte dei partiti maggiori per rinnovarsi e anche per essere più comprensibili, no? Perché purtroppo viviamo in un mondo complicato e certe volte la politica lo rappresenta in modo ancora più complicato. Poi noi dei giornali abbiamo delle colpe, perché io mi ci metto in quello che diceva prima Tancredi, io sono pienamente d'accordo, l'ho scritto, il voto di Grillo è un voto che boccia anche i giornali, certo. E come i giornali hanno rappresentato l'Italia in questi anni, perché non ci abbiamo capito nulla e siamo stati anche noi parte di questa congrega di cui si parla tanto, sì, che in qualche modo ci siamo dentro, certo, in pieno, e quindi è un voto, un bagno di umiltà anche per noi, politica come il molto Bergoglio, forte, molto ma molto forte. Però questa riflessione va fatta adesso, cioè non c'è più tempo, andava fatta ieri, ma insomma adesso c'è una nuova legislatura, facciamolo prendendoci tutti noi la nostra responsabilità, non chiedendo sempre agli altri che cosa devono fare. Direttore, volevo chiederti questo, abbiamo analizzato insomma così molto sommariamente la situazione all'interno del PDL, del PD 5 Stelle, che ne stiamo parlando, ma non c'è nessun rappresentante. Gli altri partiti, che ne pensano? Qual è UDC, che adesso c'è una fibrillazione enorme per quanto riguarda l'Abruzzo, no? È passata dal 6% al 2%, con polemiche anche feroci. E gli altri partiti, che fine faranno? Che io, contrariamente a quello che si è detto, penso che Casini sia stato molto abile, perché aggrappandosi a Monti è riuscito quantomeno ad andare in Parlamento, altrimenti avrebbe fatto la fine che ha fatto Gianfranco. È un rovescio da vedere. Perché insomma ormai non c'è più uno spazio residuale per quei due partiti. Lo spazio però, di Fini, a livello abruzzese era un partito forte, l'UDC. Lo so, però lo spazio di Fini è tanto stato è vero completamente... che il Partito Democratico si è sempre l'alleanza con l'UDC, farla, non farla, sì, questo interrogativo che aleggiava negli anni scorsi. In tempi di semplificazione proviamo a pensare che i vecchi AN o il vecchio MSI, no? Adesso è frammentato tra Fratelli d'Italia, Futuro Libertà di Fini, comunque il PDL e la destra di Storace, no? Non c'è più nessuno di questi partiti. Si è diviso in quattro, no? Però e questi quattro sono spariti. Quindi lo spazio non c'era più. Lo stesso spazio di Casini è stato chiaramente assorbito da Monti, che è una figura molto più credibile, no? Ma anche abbiamo visto l'IDV è sparito anche per le disavventure personali di Di Pietro, che, come ha detto qualcuno sul mio giornale, si trova sempre qualcuno un po' più, diciamo, moralizzante di te, no? Certo. E purtroppo lì Di Pietro è stato travolto da questo meccanismo. Ma Vendola in Puglia ha fatto un disastro, no? E sembrava che avesse un consenso enorme, probabilmente anche questo è stato una delle cause del fatto che la coalizione col PD non è riuscita a decollare, no? Ma anche lì si sono divisi fra Vendola e Ingroia, hanno fatto due partiti dove ce ne stava uno a malapena, e alla fine nessuno dei due è riuscito a fare un risultato accettabile. Quindi io credo che ormai i blocchi siano questi tre, anche se onestamente la formazione di Grillo mi sembra una formazione che in futuro può essere oscillante. Io non è che credo troppo alle leadership, no? Nel momento in cui verrà meno Grillo, no?
Cosa succederà? Io credo piuttosto alle formazioni che hanno alle spalle una tradizione, una storia, e quindi è un grande punto interrogativo. Professor Mauro, è auspicabile in futuro o di qua o di là due blocchi, massimo tre, e non un affrastagliamento come c'è stato ultimamente? Noi siamo adesso in presenza dell'eventualità che si vada a votare alla Regione Abruzzo con una legge elettorale che stanno per varare e che non depone molto bene dal punto di vista delle rappresentanze con blocchi, ma privilegia piccoli partiti, situazioni la stanno per varare, elettorali. Sì, è passato in commissione, però è meglio da questo punto di vista la legge nazionale. Se lei pensa al discorso del recupero in coalizione del primo partito che non prende, cioè il blocco del 2%, ma il primo di quelli che non prende il 2% comunque viene rappresentato. Cioè, e nonostante questo gli elettori hanno invece semplificato, cioè nonostante c'era una legge che consentiva anche al partito della mamma di entrare in Parlamento, gli elettori hanno semplificato moltissimo. Quindi la legge regionale, non è solo, possiamo discutere sugli sbarramenti, però non credo che sia meno morbida. Posso fare un paragone? Tutti ricordiamo le elezioni politiche della Francia di qualche mese fa, vinte da Hollande, dal Partito Socialista. Il Partito Socialista, che oggi governa saldamente la Francia, un grandissimo paese, arrivò al primo turno al 28, se non ricordo male, 27-28%. In tutti i paesi occidentali è così. Anche lì i blocchi erano tre, come ricordiamo. Ci fu un'esplosione di Le Pen che arrivò al, mi ricordo, attorno al 20 o oltre il 20% e così via. Cioè, se noi avessimo oggi in Italia una legge elettorale seria, noi l'abbiamo sempre detto, doppio turno, noi staremmo parlando adesso del secondo turno, ma con ogni probabilità della legislatura più stabile che mai immaginata. Ma anche se avessimo dei premi di maggioranza degli sbarramenti. Ma questa cosa del premio, è chiaro che adesso ha favorito noi il premio, ma non regge, ma è evidente che non regge. Cioè noi abbiamo preso il 30% e abbiamo il 55% dei seggi alla Camera, ma può reggere una cosa. Ma perché col doppio turno non succede pure così? Ma col doppio turno però nel secondo turno uno dei due partiti consegue la maggioranza dei voti degli elettori, questo è il dato. Quello che dici tu per forza. No, io non dico che per forza è anche in regione. Dico che molta dei rischi sistemici del nostro paese, di cui io sono molto preoccupato, perché se non imbrocchiamo una linea per dare un senso concreto di cambiamento, di riforme, di innovazione, di risposta alle domande dei cittadini in questa legislatura, l'Italia rischia. Però rischia moltissimo sotto il profilo togliere una camera. Molto è dipeso dal fatto che non sia il Parlamento che si è sciolto, non è stato capace di fare questa benedetta riforma elettorale. Prego, che noi volevamo insistentemente. Siamo in chiusura, volevo semplicemente fare qualche considerazione finale, che questa, secondo me, c'è un addensamento, una concentrazione di attenzione eccessiva nei confronti della politica, mentre il dibattito dovrebbe essere molto più articolato. Bravo. Per esempio, concretamente, ma l'innovazione la fa la politica o la fanno le imprese? Bravo. Debbono farle le imprese. La produttività la gestisce la politica o il sindacato? Bravo. E invece anche il sindacato che deve intervenire. Quindi io penso che ci sia l'esigenza di innalzare l'asticella del dibattito sui problemi concreti, anche da parte della stampa, della stampa, perché più scende il dibattito su questioni marginali e più la politica viene posta al centro di chissà quali grandi mali. I mali ci stanno, li conosciamo, però affrontiamo il dibattito in maniera serena e articolata con tutti i segmenti che formano la vita economica e la vita sociale. Tedeschino, bisognava autocritica anche noi allora a questo punto. Io penso che quello che ha detto adesso il professor Mauro sia uno dei salti culturali che il paese deve fare. Ci sono occupati di cose nelle quali le persone non si riconoscono. Vedi, c'è stato un grande alibi per noi. Si è detto, ma i giornali stanno perdendo diffusione perché c'è internet, eccetera, eccetera. E questo è stato un grande alibi per farli male, i giornali. Adesso io nelle televisioni ovviamente non voglio entrare perché siete voi ad essere più esperti. Invece io credo che noi dobbiamo fare un bagno di umiltà e tornare a fare a stare in mezzo alla gente, perché questo poi è la lezione che è venuta anche dai partiti. Devo dire che il Movimento 5 Stelle questo merito ce l'ha. Se uno vede i candidati, sono persone assolutamente comuni, no? Probabilmente questi partiti sono diventati un po' troppo elitari.
no? E questo è purtroppo un rischio che anche noi dei giornali abbiamo corso, di diventare troppo autoreferenziali, di parlare sempre soltanto a un certo tipo di pubblico, e invece poi abbiamo scoperto che la gente aveva altri problemi ed altre priorità, no? E che recepiva meglio certi tipi di... Noi vediamo questi talk show sulle televisioni, Ballarò, e certe volte sentiamo dei discorsi che non capiscono neanche... Lunari, loro. Lunari, cioè, lunari, si parla allora, di cose... bisogna cioè, voltare si parla pagina, di questioni. Bisogna fare un bagno di umiltà, e ripeto, non c'è solo la politica. Io sono d'accordo con quella che diceva Mauro, perché guardate bene, l'Italia è un paese strano in cui tutti detestano la politica, ma poi si aspettano che la politica faccia miracoli, miracoli. Io ho parlato con un politico, è sempre così, ma bisogna farla finita. Negli altri paesi c'è molta meno aspettativa. I politici fanno un certo tipo di lavoro che è un pezzo della società molto ben definito, ma c'è tutto il resto, come diceva il professore prima. Questo è fondamentale. Mette la firma? Sottoscrivo totalmente. Questo è un grande salto culturale che il paese deve fare. Usare la politica come capro espiatorio può servire a tutti per riponersi la coscienza, ma non è la cura per i mali che stiamo vivendo. Qui c'è un'intera classe dirigente, prima di tutto, che si deve caricare sulle spalle una responsabilità, perché in Italia non è che va male solo la politica, ci sono, vanno male molte cose, vanno male l'università, va male l'impresa, va male il sindacato, ci sono, e come adesso c'è stato un caso di 4 professori universitari a Teramo che sono stati condannati per una vicenda spiacevolissima, è come se io adesso mi mettessi a dire che tutti i professori universitari sono... Allora dobbiamo... Noi subiamo questo, perché io sono uno che fa politica onestamente, che cerca di farla con la maggior, con i miei limiti, e devo essere accomunato a gente che sono dei banditi e truffatori. No, questo non ci sta bene, insomma. Io condivido le valutazioni che facevano sia il professor Mauro che il direttore Tedeschini. Il limite della politica, questo è una cosa molto rilevante, molto importante. Naturalmente questo però non può essere un alibi, no, per dire io non mi occupo, perché io in giro sento troppe volte che io non mi occupo, non sono competente, non posso fare niente, non c'è soluzione. Questo bisogna assolutamente evitarlo, e questo ci richiama anche a un elemento per me di speranza, di fiducia in questa legislatura che si sta aprendo. Questa situazione paralizzante potrebbe anche essere, spero, generatrice di un grande cambiamento per fare finalmente le cose che si dice da troppo tempo, diciamo, di voler fare e nessuno fa. Comunque le risposte le deve dare la politica su alcune questioni fondamentali. C'era l'onorevole Legnino oggi pomeriggio, no, hanno fatto un'assemblea per Ombrina Mare, la commercio di Chieti, eccetera, e c'erano i rappresentanti della politica locale, il presidente Chiodi, Legnini e gli altri, e la gente lì inveiva contro i politici e contro la politica, che non ha saputo dei commercianti, non lo so, che associazioni, rappresentanti di categoria. Perché lei sa che il direttore, io sono per a favore verità, delle trivellazioni, questo lo voglio ripetere. Non è andato però lì a Lo sanno tutti, per la verità, sono a favore delle trivellazioni, l'ho detto. Collega Tancredi è a favore delle trivellazioni, io sono contro, ci hanno chiesto degli impegni e noi abbiamo indicato delle cose precise e concrete. Quindi allora è lui che ha nascosto la lettera alla regione. No, io non ho nascosto niente. Questo è un grande giallo, questa lettera è arrivata. Potrebbe essere che un pezzo di futuro di questa regione è appesa a una lettera che non si sa se è arrivata o non. Io dico, arrivata. Direttore, che è troppo grande. Noi da Napoli cosa spediamo 2 navi al giorno in paesi sottosviluppati, che tengono molto l'ambiente, 2 navi al giorno di rifiuti spediamo in Olanda e in Germania. Io credo questo che è un altro discorso. Sia una vergogna. Col petrolio non c'entra. C'entra pure col petrolio. Io c'entra anche con il governo regionale. Stiamo andando in emergenza in Abruzzo sui rifiuti e non avete fatto una scelta. Ma di Chiodi la colpa? Di Chiodi. Ma certo che Chiodi. Chi ha governato? Comincia la campagna elettorale per le regionali. Sì. Grazie a tutti per aver partecipato a questa trasmissione. Ringrazio il direttore del centro Mauro Tedeschini, professor Pino Mauro e i due neodeputati Paolo Tancredi e Giovanni Legnini. Con i telespettatori ci vediamo nelle altre occasioni, perché le trasmissioni elettorali, diciamo, di campagna elettorale finiscono qui. Se volete potete seguire Rete 8 SOS il martedì e mi troverete qui. Grazie, arrivederci.